avendo risvegliato l'icona del peccato su Urdak, il sigillo è infranto. Ora i demoni possono attraversare il vuoto come mai prima d'ora. Tu sei riuscito a portare alla sua gente a questo posto sacro l'eterna dannazione. Ma la sua arroganza ha portato l'icona dormiente qui. La sua superbia è riuscita a distruggere il paradiso. Ma porca vacotta! Madonna! Uno! Pam! Pum! Attaccato! Uno! Pam! Pam! Pum! Perfetto! Questa, devo dire, non era proprio semplicissima. Bisognava proprio usare il tempo nel modo corretto. Via! Grazie mille, Vega, per il tuo aiutino. Adesso devo rilocalizzare l'altro, che è dalla parte opposta del mondo. Extra gentile. Andiamo dall'altro. Fammi salire. Questa musica depressa un botto. Cioè, nel senso che di solito c'è metal incazzato. Adesso invece c'è questa musichetta che proprio ti fa capire che qua siamo agli sgoccioli della merda totale proprio. Cioè, proprio stiamo andando veramente verso la fine dell'universo. A meno che lo Slayer non salvi tutti. Come al solito. No, aspetta, tutti no. Un po' di gente, insomma. Allora. Bella. Ma ci sono già stato qui. Che cazzo. No. 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 No, 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 no. Boys. Boys, 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 boys. Boys. È inutile che spari, intanto respawnano, quindi respawnano con il cazzo di totem questi bastardi. Quindi eccolo qui. Buongiorno signore. Ciao. Arrivederci. Adesso posso smontare i tuoi amici. Guarda, una volta per tutte. Finalmente va là. Lì. Granata sotto i piedi per quel flagellante di merda. Revenant gra... No! Pensavo di avere ancora uno scatto, giuro. Buongiorno a tutti. Tutto a posto? Adesso. Io ho ucciso tutti con sta roba. Però tendenzialmente avrei bisogno di salute. Quindi se lei fosse così gentile... Perfetto. Ciao, 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 Tyrant. Ciao, ciao, ciao. Gentile come al solito, ciao. Buonanotte, guarda, non ho neanche sprecato il crogiolo per te. Sono stato veramente stronzo, cioè, proprio annichilito. Allora, via. Munizioni prese. Armatura quasi presa. C'è ancora un pischello qui. Tu non ti puoi fermare, capito? No, 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 no. No, no, volevi teletrasportarti, vero? Invece io ho usato quell'altro. Ho usato l'ondata, la cosa lì, la cosa della cosa del plasma, del boom boom boom, spim pum pam, stunna tutti. Ok, posto, tutto ok. Ah, saliamo l'ascensore, signore. Questi livelli qui a fine gioco sono abbastanza imbrodellati comunque, volevo dirlo. Sono piuttosto incasinati, si avvicinano sempre di più i livelli master, questi qui. Non sono incasinati come quelli, però... Soprattutto i totem, raga. I totem sono, penso, la cosa peggiore del gioco. Cioè, che proprio ti shottano i nemici quando hanno il totem. Cioè, si muovono alla velocità supersonica come quando tu prendi il power-up dell'override e ti fanno un danno supersonico. Ma lì che figata sto portale, proprio aperto sulla terra. Ora che i gemelli sono tutti allineati, si è aperto il portale dimensionale. Voilà. Corri alla piattaforma di atterraggio ed entra nel portale. Alla terra non rimane molto tempo. Ma ho chiaramente sbloccato il viaggio rapido? No, magari lo sblocco quando arrivo là.
Sì, sì, lo sblocco quando arrivo qui, secondo me. Madonna, che volo. Madonna. Boy. Viaggio rapido? No, non c'è ancora. Quindi può succedere ancora di tutto, signore. Ah, no, perché ho la boss fight. Sta minchia, la boss fight, io. No, questo non potevo anche evitarmelo. Facciamo così. Chi è che mi sta sparando lì dietro? Ma chi sei? Ah, tu, solito Piskel. Perché non... Dai. Ciao. A posto. Abbiamo tutto il necessario. Abbiamo preso anche le munizioni da questa bomber. Abbiamo due munizioni del crogiolo. Non abbiamo munizioni del BFG e neanche della Micr, che non, in realtà non uso mai. Cioè, non è che serva molto. Cioè, non avendo praticamente munizioni queste armi, non è che siano così fondamentali, ecco. Il BFG prima ci ha dato una mano, un grande aiuto, però boh, non è che siano così essenziali, secondo me. Se ce la si cava con tranquillamente anche con le altre armi. Ma posso andare di qui? Fra? 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 Posso entrare qua? Che cazzo sei, Fretz? Ma che cosa sei? Ma sono... Ah, no, posso... Qua posso starci finché voglio. Che cosa sei, bro? Ma sei un angelo... Ah, questa forse è la trasformazione... Non è che... Allora, io avevo letto che gli avevano paura della trasfigurazione, gli angeli Micr. Una roba del genere. O sbaglio, nel codex. Non è che questo è tipo un angelo Micr rottissimo? Secondo me sì, raga. Guardate, anche i tentacoloni. Magari sono io che non mi ricordo qualcosa, ma secondo me sono questi gli angeli... Sono tipo gli angeli Micr, quelli esplosi. Quelli brutti e cattivi. Secondo me questi. Secondo me sì. Dove devo andare? Ah, là sotto, che è fantastico. Per favore, mi scusi. Grazie. Sì, sì, secondo me questi qui sono angeli Micr un po' sfatti, cioè un po' boh, così. Poi c'hanno il cervello rotto, guardalo qua. Che brutto. Comunque hanno anche le ali, sì, sì, questo è un angelo, palesemente un angelo Micr. Però è gigantesco, raga. Cioè, confronto alla Khan Micr, questo qua è veramente un... fa una... La Khan Micr gli fa una sega. Allora. Olè. Ma c'è altro qua sotto? Secondo me ci sono 7 segreti qua sotto, guarda un po'. 0, perfetto. L'intuito è sempre livello 1000. Oi! Beh, come al solito ci ribecchiamo tra pochissimissimissimo che vado a prendere tutti i segreti del livello, raga. Bella. Eccomi tornato un pochino acciaccato perché, insomma, ho fatto una sfida in cui c'era da ammazzare un bel po' di gente, tra cui un Doom Hunter in tipo in 30 secondi e ci prendeva abbastanza danno per farlo molto velocemente. E, signori, tra l'altro... Ma mi manca questo! Boia Fau Balego? Guarda te! Mi manca quello lì! Ma mi manca sta merda! Vabbè, intanto andiamo a prendere. Intanto che vi dico due cose. Che ho completato la collezione dei cheat code. E l'ultimo cheat code, io lo sapevo, me l'aspettavo tantissimo, sarebbe stato quello. Però non ero certo. Ma appunto poi le mie aspettative sono... Cioè, insomma, la mia ipotesi si è rivelata vera. L'ultimo cheat code che si trova appunto in questo livello qui è quello della modalità Berserk sempre attiva. Modalità Berserk, che sappiamo perfettamente tutti quale sia, e per chi non fosse, insomma, non masticasse molto termini dummeschi, è la modalità in cui praticamente il Doomguy diventa un cazzo di assassino maniaco più di quello che è già e uccide tutti a mani nude, squarta tutti e one shot tutti. Penso sia la cosa davvero più divertente del gioco. E quindi ben venga che abbiamo una modalità di questo tipo, signori. Io devo tornare qui e ho voglia di morire. Ho letteralmente voglia di morire perché sono morto 75 volte per arrivare qui. Ma ci proviamo. E ho anche completato la collezione, signori, dei dischi. Quindi ho completato entrambe queste collezioni incredibili. E ce l'ho fatta, perfetto. Dove devo andare, mo? Allora, qua devo salire. Ed è una figata, perché ho sbloccato anche il premio relativo a questi... A queste collezioni. C'è un traguardo da sbloccare, che richiede appunto di trovare, completare le collezioni dei cheat code e anche la collezione dei dischi. Ora, la mia vera domanda è... Dov'è sto coso? Ok, io personalmente
Ah, così, beh, facilissimo, ok. Figo, Spettro, ma ho preso anche tutti i giocattoli? O ne manca ancora qualcuno? No. Completa la collezione di giocattoli in un unico salvataggio. Voglio assolutamente vedere, tanto se si possono prendere su internet. E al di là di quello, se si possono vedere nella nave, credo di sì, cioè, scusatemi, alla Doom Fortress, credo proprio di sì. Teoricamente questi qui si possono andare a prendere, cioè si possono andare a vedere nella cabina del comandante, del capitano, teoricamente. Boss fight, ammazziamo qualcuno? La gamma è qui. Eccola non qua. Non permettersi che tu lasci questo posto vivo. Ok. È completamente invulnerabile quando hai il globo nel petto. Ma se rimosso, allora le difese si abbasseranno. Non lo so. La vedo dura. Ma ci si prova. Noi siamo sopravvissuti. Abbiamo fatto sacrificare altri nel nome della nostra prosperità. Complimenti. Perché ottenessero in cambio redenzione. Tu che sei un umano, un tempo mortale. Beh, anche adesso, no? Sono immortale? Non credo. Buongiorno, signorina. Adesso mi scusi un attimo, devo tagliarle le ali. Devo tarparle le ali. Sparla a Mike per disabilitare temporaneamente il suo scudo e riempire l'indicatore del pugno di sangue. Quando vuole vulnerabile, usi il gancio da macellaio per avvicinarti e colpiscila con il pugno di sangue per danneggiarla. Not bad. Ma come funziona? Ah, ok, ho capito. Mi scusi, perdonatemi. Scusi, c'è un raggio che mi sta tendenzialmente sta cercando di demolirmi. Posso? Bonjour. No, no. Sbam. Sì. Grazie. Non volevo fare questa cosa, ma ok. Shbam! E siamo a due. Adesso ci riprendiamo magari un attimo due punti di vita. Aia. Mi scusi? Non posso? Mi scusi? Ok. Ma mi perdoni? Ah, ok. Perfettamente. Prendiamoci un po' di salute, anche se mi sono fatto malissimo per farlo, ma va bene così. Beh, sì, è abbastanza scarsa, raga. Adesso io... Oh, porca, ma servono 3 di motosega. Cazzo. Ah, giusto, ma basta far così. Honestly. Sì, adesso però non posso muovermi praticamente per la mappa. Il che, non so. Mi perdoni. Perfetto. Ok. Bam! Bomberissima. Mi spiace per lei, ma lei è quasi morta. Aspettate un attimo, ragazzi. Scusate se parlo poco, ma qua è un casotto, eh. Cioè, non è in realtà non è un casotto, ma
Porca puttazia. No, no, fra. Ecco, questo è un bordello. Beh, bro, no, ho fatto una cazzata. Non pensavo. Onesto, volevo farla in flawless. Peccato, vabbè, dai, non importa. Però almeno stiamo capendo un po' come funziona questa battaglia. Perfetto. Non credo sia finita qui, perché secondo me era un po' troppo facile sta cagata. Non so, non credo sia finita qui. È finita qui? Fra, era un po' scarsa, no? È finito? Tu hai distrutto tutto ciò che ero destinato a governare. Fra, ma chi? Solo per proteggere loro. No, Sbrez, ma fai cagare, sei veramente brutto. Fai cagare. Ma letterale. Fai merda. Sei bruttissima. Non è che degenerano. Sì, ho capito, ma non è che i micro degenerano in quelle forme brutte. Sono proprio delle merda così. Dobbiamo andare subito. Sì, ma Samuel, arrivo subito. Guarda, non è che ho appena ammazzato una dea. Tipo, vai tranquilla. Che in realtà non era una vera, una tipella a caso. Una tizia un po' forte, niente di che. Icona del peccato? Si smonta? Can Mike sconfitta, pugno di sangue potenziato, ora puoi accumulare fino a 2 cariche del pugno di sangue. Bellissimo! Meraviglioso! Eccellente! Ottimale! Completato tutto, le sfide le ho fatte anche senza neanche provarci, in realtà non sapevo neanche. Perché non vedo più il puntatore del mouse? Non vedo più il puntatore del mouse, raga. Come... vabbè, non importa. Cioè, vabbè, sì, scusi, vabbè. Beh, andiamo avanti, cioè, ok, va bene. Peccato finale, signori, penso sia l'ultimo livello del gioco, to be honest. Serenity. Mi sa che poiché egli camminerà poiché egli camminerà tra di noi e sconfiggerà il male su questa terra. Ah no, punto, ma come punto? Poiché punto? Ma cosa sei, scemo? Vabbè, poiché egli camminerà tra di noi e sconfiggerà il male su questa terra. Colui che verrà nel momento dell'estrema necessità non sarà di stirpe mortale, ma il distruttore, la mano destra del nostro creatore, colui che porterà paura dove la speranza si è estinta. Tavoletta di Korax 3 e 13. Signori! Mi sa che è un casino qua, boys. Mi sa che è veramente un casino raro. E infatti ci becchiamo nel prossimo episodio. Bue! Pensa a te che roba ne faccio, Bombers! Mi sa che qua usiamo il cammaio. Cioè, usiamo proprio il non il cammaio, il mic per smontare quelle merde che sono dall'altra parte. Adesso, signori miei, io vi dico una cosa molto molto chiara e semplice, ovvero che ci becchiamo nel prossimo episodio, che vado a registrare immediatamente, che così andiamo a finire questo capolavoro. E niente, signori, nulla da dire, abbiamo sfondato la Can Mike, è stato qualcosa di pazzesco incredibile, il suo volto faceva cagare, era più bella con quell'armaturina. E forse, magari l'icona del peccato è uguale, raga. Magari gli hanno messo sopra un'armatura, come quella dei Mike, ma rompendola, sotto si cela la carne del mostro di capra gigantesco, incredibile, capito? Potrebbe essere, no? Potrebbe essere. Qui cosa c'è da prendere? Bello, bello, bello. C'è una pagina del codex che sarà non si sa bene cosa. C'è una pagina del codex da prendere qui. Ci sono un po' di munizioni. Ci sono leggermente proprio due carichine delle armi pesanti, no, cioè anche là una lama proprio giusto a caso, non è che l'hanno messa per un motivo particolare, l'hanno messa completamente a caso. Anche le cariche del crogiolo sparse per tutta la mappa completamente a caso. Tra l'altro è un titano, quindi teoricamente shbam, si passa a questo per smontarlo, signori. Mi sa che passerà proprio a questo per smontarlo, che devo dire lo sto usando poco, ma per il semplice fatto che aspetto di avere dei demoni un pochino grevi addosso per sfoderare la lama del peccato. E signori, ci becchiamo nel prossimo episodio, bella.
carissimo.